Parlare solo di assenze è riduttivo, alla fine hanno pesato nell'economia finale del risultato. Ma in generale abbiamo fatto una buona partita, pur vero che secondo me Rentella alla lunga ha preso piede, quindi ci sta che la partita si sia riequilibrata nella seconda frazione. In vantaggio di due gol, potevamo gestirla un po' più da furbi, più nei minuti finali. È chiaro che il gol preso dopo 5 minuti del secondo tempo complica un po' le robe, perché comunque è una forza d'urto grossa loro e ci può stare che dopo il gol lo trovino. Prenderlo più tardi, se proprio lo dobbiamo prendere, sarebbe meglio, questo non si può scegliere, quindi prendiamo il punto per buono, prendiamo la prestazione per buona. Siccome è il terzo, mi sembra che subiamo in queste fasi qui tutte contro squadre di questo blasone qua, vuol dire che magari un difetto di fabbrica ce l'abbiamo, più nella gestione che nell'aspetto tecnico. Questo non c'entra niente con l'aspetto tecnico. Dobbiamo imparare a farci forse un po' più furbi nel gestire i minuti finali, ecco. Il primo tempo, non so se dello stesso avviso, più bello di questo campionato, veramente spettacolare contro una formazione, tenuto presente che giocavamo contro un Entella che è veramente una grande squadra. Sì, il metro di misura te lo dà sempre il valore dell'avversario, quindi è normale che farlo contro di loro, aumenta i meriti dei miei giocatori che sono sempre stati enormi dal mio punto di vista. Se vogliamo tentare di fare un campionato che non è anonimo, dobbiamo spingere l'acceleratore su altri tipi di questioni che non sono oggi quelle tecniche, il nostro problema. Tentiamo di lavorare un po' sui nostri di caratteri per tentare di migliorare qualcosa. Secondo tempo, all'ultimo veramente eravamo un po' sulle gambe, è stata un po', la difesa, l'uscita di Burzigotti, eravamo proprio in emergenza totale. Ma lo sapevamo prima che avremmo avuto qualche difficoltà nei cambi oggi, avevo 10 under in panchina, di cui 8 erano 98, ci può stare, insomma siamo stati costruiti così, quindi no, non è una sorpresa. Ripeto, andiamo avanti sereni, mi dispiace più che altro per i giocatori che non abbiano portato a casa un risultato che sarebbe stato gratificante per loro, anche se alla fine ripeto che per quello che si è visto durante la gara il pareggio ci può stare, ci dispiace che sia avvenuto in questo modo qua. È una rimonta diversa, diciamo, dalle altre che avevano più amareggiato, diciamo. Sì, perché alla fine loro, pur non impegnando Peragotti, perché parate non me ne ricordo, però hanno marcato un pochettino la partita nel secondo tempo, come l'abbiamo marcata noi nel primo, contro questi avversari qua. Se me l'avessero detto prima sarei stato contento. Oggi, dopo l'epilogo che ha preso, magari mastico un po' amaro, ma va bene. Un giudizio su Burzigotti e anche la scelta di Tassi play basso, com'è nata? Secondo me Lore fa meno fatica in quel ruolo lì, Tassi, perché è un po' più coperto, perché secondo me da mezzala serve un altro tipo di caratteristica per dinamicità e per contrasto, lo fa senza grossi problemi. Per Burzigotti sono contento, dopo 7 mesi di inattività è difficile fare una partita di questo valore qua, però ragazzo che si è sempre andato bene, è chiaro che dopo l'uscita sua ho messo Luciani in mezzo non avendo difensori centrali. Non avevamo tante altre soluzioni, quindi va bene così. Questo Eurogol, un gol davvero strepitoso, tra l'altro sotto la Minghelli, ecco, doppia soddisfazione. Sì, no, sono contento per il gol, per come è venuto e soprattutto averlo fatto sotto la curva, perché non mi era mai capitato, ne ho fatti pochi qui con la maglia dell'Arezzo, quindi sono contento di esserci riuscito. Ho provato ed è venuta bene, quindi sono contento di questo. Un pari come questo non so se ha il sapore della beffa o alla fine ci può stare considerando le assenze. Il pari, guarda, ci dispiace perché sicuramente una volta che vai sul 2-0 vuoi portarla a casa e pensi di portarla a casa. Forse negli ultimi minuti dobbiamo essere un po' più maliziosi, un po' più furbi, ecco, nel riuscire a portarla a casa, perché non è la prima volta che ci succede di prendere gol negli ultimi minuti, quindi su questo dobbiamo lavorare. È inciso soprattutto qui il gol forse preso troppo presto all'inizio del secondo tempo. Forse sì, però poi comunque abbiamo fatto la nostra partita, è vero che nel finale abbiamo sofferto, ma è anche vero che veniamo da tante partite consecutive e ci sta un calo soprattutto contro l'Entella che non è che l'ultima arrivata, anzi ha giocatori di B, quindi
sicuramente loro gli ultimi 15 minuti hanno spinto sull'acceleratore, noi dovevamo essere forse un po' più scaltri nel mantenere il risultato. Avete messo così in difficoltà nel primo tempo, comunque penso sia un'iniezione di fiducia ulteriore. Sì, ma questo diciamo che non è la prima volta che ci succede, contro le squadre più forti sulla carta di noi abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare alla pari, è successo anche oggi. Peccato, ti dico, perché sul 2-0 portarla a casa sarebbe stato un grande risultato. Il pareggio che avete cercato nella ripresa dopo un primo tempo che era stato a forte tinta amaranto. Sì, non abbiamo fatto un buon primo tempo sicuramente. L'Arezzo ci ha messo sotto,